Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di una fragranza spettacolare di Mancera, Wild Cherry. Come tanti sapranno, Mancera è strettamente collegata all'azienda di Montale, di Pierre Montale. Infatti quasi tutte le fragranze sono state ideate da figlie di Pierre Montale, quindi avviene questa mega collaborazione. Tante fragranze le trovo molto similari tra loro, ovviamente rivisitate dalla figlia con delle note diverse. Per quanto riguarda il profumo che vi sto per descrivere, cioè Wild Cherry, c'è una versione molto simile, diciamo, di Pierre Montale, che è l'Intense Cherry, però c'è qualche nota che mi disturba, era troppo stucchevole, quindi ho optato per andare sull'altra azienda, quella appunto di Mancera, ed è nato il mio amore per il Wild Cherry. È un profumo aromatico fruttato, il suo packaging è veramente strepitoso, mi piace un sacco questo animalier che hanno scelto per il Wild Cherry. Ci sono altre 4 versioni di questa linea Wild. Il Wild Cherry in realtà ero proprio andata alla sua ricerca perché stavo cercando come una pazza un profumo alla ciliegia, ovviamente che fosse super persistente, il suo silage fosse veramente molto abbondante, che comunque fosse un profumo di nicchia ricercato e non i classici La Petite Robe Noir di Guerlain piuttosto che altri profumi alla ciliegia. Quindi quando sono entrata nella profumeria di nicchia in una delle strade di Firenze, quando sono andata in vacanza lì, ho subito cercato la collezione di Mancera perché volevo assolutamente sentire le differenze tra Wild Cherry e l'Intense Cherry di Montale. Le note sono molto molto simili, abbiamo come apertura il bergamotto, il limone e la ciliegia nera, per poi continuare con il l'iris, il gelsomino, il patchouli, l'eliotropio, il muschio bianco e la vaniglia del Madagascar. Allora, appena spruzzato il Wild Cherry è estremamente dolce, davvero dolcissimo, zuccherino. Si sente subito la ciliegia, però non è una ciliegia acerba piuttosto che giovane, è una ciliegia molto corposa, una ciliegia, la definirei più una marena, ecco, una marena più dark, più colposa, più succosa anche. Non è la classica ciliegia, sapete, un po' sbarazzina, è proprio una ciliegia importante. Dopo qualche decina di minuti cominciano ad esserci gli altri ingredienti. Arriva subito l'iris, un po' polveroso, un po' pudere se vogliamo. L'eliotropio lo trovo spettacolare in questa composizione perché viene avvolto in realtà dall'aroma di ciliegia, che questa è una delle particolarità di questo profumo di Wild Cherry, che non abbandona mai il profumo. Infine abbiamo una leggera sensazione del patchouli, che lo rende subito più caldo rispetto al fruttato dell'inizio. Alla fine si sente un sacco la vaniglia del Madagascar, che come tanti sapranno è una vaniglia molto diversa dalle vaniglie che si sentono nei profumi tradizionali, perché è una vaniglia più profonda, una vaniglia più scura, più dark, come vi dicevo prima, una vaniglia molto molto complessa. Quindi se state cercando un profumo molto complesso, molto femminile, nello stesso tempo comunque non dolce da far venire un po' la sensazione di essere stucchevole, ho trovato che il Wild Cherry fosse un'ottima combinazione tra il fruttato sbarazzino, giovanilissimo, che non mi appartiene neanche più, e il fatto di essere troppo pesante. Allora, il mio voto della sua persistenza è un 8 su 10, dura tranquillamente 10 ore, dopodiché rimane un profumo molto intimo, un profumo che comunque viene percepito da una persona che vi sta molto vicino, quindi la scia la lascia, è una scia che comunque diventa più intima con il passare delle ore. Il suo sillage quindi all'inizio è una bomba, diciamo un 9 su 10, per poi scemare con la sua persistenza. Io questo profumo l'ho acquistato nel periodo invernale, l'ho utilizzato tantissimo nel periodo invernale. Io lo trovo un po' pesante per l'estate perché, ragazze, è davvero molto dolce, è molto avvolgente, io lo troverei troppo opprimente in estate, quindi ottimo per quelle giornate nevose, fredde, dove avete bisogno di un qualcosa di coccola addosso, no?
che vi faccia sentire il suo calore, e ovviamente anche per la primavera, perché quando i nostri sensi si risvegliano abbiamo voglia di cose dolci, di cose fruttate. Cosa meglio della ciliegia ci può dare questo sentore? Un profumo super avvolgente, super complesso, molto dark se vogliamo. Non è un profumo alla ciliegia leggero, è un profumo che contiene la ciliegia, la permane per tutto il tempo della sua proiezione, però non è un profumo da prendere alla leggera.